Ciao a tutti, benvenuti in questo video. Io sono Josie, studio fisioterapia al primo anno alla Federico II e lavoro per Ordinatamente. In questo video, come avrete letto sicuramente dal titolo, vi parlerò di due test di ammissione a medicina, il test della Cattolica e del Campus Biomedico. Queste due sono università private, quindi i test di ammissione per accedervi vengono svolti in sede separata rispetto al test nazionale. Prima di iniziare però con il vero contenuto del video, vi invito ad iscrivervi al nostro canale, lasciare un bel like e condividerlo con qualcuno che potrebbe ritenerlo utile. Inoltre, vi invito anche a seguirci sugli altri social. Vediamo insieme adesso un po' un quadro generale sulle due università. Infatti, partiamo proprio dalla collocazione geografica di queste due sedi. Entrambe fanno riferimento a Roma, infatti Campus Biomedico di Roma e Cattolica del Sacro Cuore vengono comunemente associate alla città di Roma. Ma in realtà la Cattolica è realmente sita al centro di Roma e fa riferimento al Policlinico Gemelli, mentre il Campus Biomedico si trova a Trigoria, che è un paesino fuori Roma. Ovviamente, per accedere a questa università c'è bisogno di superare un test di ammissione che comprende le materie che sono presenti anche per il test nazionale, con qualche piccola differenza. Vediamolo insieme. Allora, per quanto riguarda il test del Campus Biomedico, esso verrà effettuato il 22 luglio 2021. Per iscriversi c'è tempo ancora fino al 30 giugno e bisogna pagare un bollettino MAV del costo di 170 euro. Mentre per quanto riguarda il test della Cattolica, questo verrà somministrato il 26 e il 27 luglio e anche in questo caso l'iscrizione potrà essere effettuata entro il 30 giugno con il pagamento di un bollettino MAV del costo di 160 euro. Le prove in realtà non sono simili, in quanto il test della Cattolica è costituito da 60 domande da svolgere in 60 minuti, così suddiviso. Abbiamo 15 domande di cultura scientifica, divise tra chimica, biologia e fisica, 35 domande di logica, 3 domande di cultura generale, 2 di lingua inglese e 5 domande di cultura religiosa. Per poter studiare la cultura religiosa, sul bando della Cattolica sono presenti alcuni libri di testo che loro consigliano di leggere o studiare perché appunto alcune domande vengono estrapolate da questi testi. Per la correzione della prova vengono attribuiti un punto alle risposte corrette, -0,25 per le risposte errate e 0 punti per le risposte non date. E c'è da dire che il test alla Cattolica mette a disposizione 30 posti per medicina e 25 per odontoiatria e quando si fa l'iscrizione si può concorrere per una sola delle due facoltà. O si concorre per medicina o per odontoiatria, non si può concorrere per entrambe. Per quanto riguarda invece il test del campus biomedico, questo è un po' più laborioso, in quanto la prova si svolge in ben 2 ore e mezza. Infatti i quesiti sono 100 e sono divisi così. Abbiamo 50 quesiti di logica, 15 di biologia, 15 di chimica, 15 divisi tra matematica e fisica e 5 di cultura generale. In questo caso verrà attribuito un punto per risposta corretta, -0,2 per risposta errata e 0 in caso di risposta non data. Il campus mette a disposizione 142 posti, ma 2 di questi posti verranno dati a studenti residenti all'estero. Il mio consiglio è quello di partecipare a questi test se si ha la disponibilità economica, perché mi rendo conto che comunque il costo è abbastanza elevato, ma il mio consiglio è quello di partecipare anche se non si è realmente interessati a frequentare questi atenei, perché comunque è una prova nella quale si viene misurati, o meglio ci si misura, in quanto appunto si prende confidenza con il tempo, con l'ambiente, con una prova ufficiale e quindi lì si impara anche un po' a gestire l'ansia, l'emozione. Infatti l'anno scorso io ho partecipato a questi due test. Quando poi ho affrontato il test nazionale, l'ansia non era più una mia caratteristica, perché appunto avevo imparato a gestirla attraverso quelle due prove. Quindi questo è il consiglio che mi sento di dare. E poi inoltre è comunque un allenamento, perché lo studio è lo stesso. Inoltre, una volta effettuata l'iscrizione e pagato il bollettino, il sito sul quale avete effettuato l'iscrizione metterà a disposizione un simulatore gratuito, compreso nel bollettino che avete pagato, che appunto vi somministrerà delle simulazioni e delle due prove, quindi con il tempo cronometrato e i diversi quesiti divisi per le varie materie, quindi logica, scienze, cultura generale e così via. Come al solito vi invito però a leggere il bando presente sui siti. Il video termina qui,
Spero vi sia stato utile, spero di potervi aver dato una mano. Vi invito a commentare nel caso in cui voi partecipiate a questi test e a condividere con noi cosa ne pensate. Ci vediamo in un prossimo video, grazie per avermi seguita.